Reduce da uno splendido periodo di forma, la Ford Virauto Pallacanestro Catania è tornata da ieri ad allenarsi sul parquet del Palacus. I ragazzi di Pippo Borzino, nonostante i tanti infortunati, al quinto successo nelle ultime 6 gare giocate, puntano ai playoff, obiettivo di inizio stagione. Adesso ci siamo un po' riorganizzati dal punto di vista tattico, abbiamo cambiato anche qualcosa proprio nell'organizzazione della squadra, viste queste assenze che ci sono e che continuano anche adesso, perché ancora Sandro non sta giocando, Trevisan neanche adesso. Il calendario ci ha un po' favoriti perché abbiamo giocato qua 3 delle ultime 5 partite in casa, le abbiamo vinte tutte e 3, abbiamo vinto a Reggio Calabria, una partita fuori casa importantissima. Adesso ci avviamo alla fine della stagione, speriamo di recuperare a poco tutti questi giocatori e arrivare alla fine, che poi la stagione finirà con i playoff come l'anno scorso. Noi vorremmo arrivare ai playoff, la nostra aspirazione sarebbe arrivarci integri, sani e con delle buone motivazioni. Tra gli assenti ancora Sandro Trevisan, punta di diamante e leader della formazione etnea che focalizza gli obiettivi personali e di squadra. Noi volevamo fare una stagione di d'alta classifica per arrivare ai playoff e provare a vincere, questo non ci siamo mai nascosti. Con un cammino così duro e così difficile ci siamo trovati a partire da un po' più in basso, però diciamo che l'obiettivo potrebbe anche non cambiare, intanto raggiungere i playoff. Dopodiché, qualunque posizione sia, andarsela a giocare con tutti come ha fatto l'anno scorso l'Agrigento, che ha vinto un campionato partendo dal fondo della griglia playoff. Quindi diciamo che noi continuiamo a crederci, lavoriamo per quello. Lo staff tecnico cercherà di recuperare quanto prima Trevisan, assenza che è pesata e non poco nel corso della stagione. Noi abbiamo, la squadra è stata costruita attorno a Trevisan, la sua assenza per noi non è un'assenza da poco. Perché diciamo, l'organizzazione tattica, gli schemi, il modo di giocare diciamo, risentono molto di questa assenza. Abbiamo dovuto cambiare qualche cosa perché lui in questo momento non c'è. A turno, qualche volta i lunghi, domenica scorsa con Fente, hanno fatto delle cose egregie in attacco, ma la cosa che ci mette un po' più in difficoltà è la difesa in questa, diciamo, per questa assenza. Stare fuori è difficile. Mentalmente, perché insomma si vuole sempre essere partecipi, poi il fatto di sapere appunto di ricoprire un ruolo importante insomma mi lusinga molto e quindi peggiora la situazione dello stare a guardare. 4 turni quindi alla fine della regular season, 2 da giocare in casa ed altrettante in trasferta. Intanto la gara contro Bisceglie, seconda forza del campionato, e si giocherà al Palacus. Sandro Trevisan confida nei suoi. La squadra la vedo bene, onestamente sembra quasi un paradosso arrivato a questo punto del campionato, ma la squadra ha dei margini di miglioramento ancora. Forse dovuto al fatto che, cioè non forse, sicuramente dovuto al fatto che non siamo quasi mai stati al completo per infortuni, tesseramenti iniziali, insomma problemi vari, per cui stiamo cominciando adesso a giocare un po' tutti al nostro livello, tra l'altro, perché abbiamo avuto questo periodo in cui siamo andati un po' giù, eravamo andati sicuramente individualmente sotto rendimento. Però adesso vedo miglioramenti, si lavora con entusiasmo e diciamo che stiamo intraprendendo insomma, il cammino giusto.